In questa slide vedete i campioni primari. Ecco, io oggi farò qualche accenno anche a strumenti di misura, ma mi concentrerò soprattutto sui campioni primari, cioè gli strumenti di misura mirati ad avere l'incertezza di misura la più piccola possibile. Vi dico già subito che nel campo di misura di pressione è impossibile avere la stessa incertezza di misura, vedrete, ci saranno dei casi in cui le misure le faremo anche noi al per cento e degli altri casi in cui invece spingeremo molto l'incertezza di misura anche a qualche parte per milione. Gli strumenti che vedete qui in rosso sono quelli adatti per misure di pressione assolute, coprono il campo di misura delle basse pressioni, che va da circa 10 alla 3 Pascal fino a 10 alla meno 7, 10 alla meno 8, 10 alla meno 8 si raggiunge con molte difficoltà, e vedete che sta scritto espansioni in serie, flussi, conduttanze e apparecchiature UHV, che vuol dire ultra alto vuoto. Poi in blu vedete le pressioni differenziali in gauge mode, cioè misure di pressioni relative alla pressione dell'atmosfera, e avremo micromanometri, bilance di pressione in mezzo liquido e bilance di pressione in mezzo gassoso. Poi vi sono dei settori dove si possono fare le misure con lo stesso strumento sia in condizioni assolute che in condizioni relative. Sono pochi questi casi, ma sono tutti quelli della barometria oppure di alcune bilance di pressione in gas. In questo modo tutto il campo che vi dicevo prima, che il laboratorio copre stabilmente, ho escluso i sistemi a compressione a diamanti affacciati, l'ho escluso per non appesantire troppo la presentazione con troppi sistemi di misura, già così ce ne sono tantissimi. Quindi qui vedete quello di cui adesso parliamo. Cominciamo dai campioni delle basse pressioni, cominciamo dal più basso. Qui andiamo da 10 alla meno 6 Pascal a circa 1 kPa, quindi 1000 Pascal. Sono tutti sistemi ad espansione. Possono essere dei sistemi statici oppure possono essere dei sistemi dinamici. Normalmente i sistemi statici sono proprio dei sistemi in cui in determinate condizioni termodinamiche, anche quindi la temperatura giocherà qui un ruolo importante, si espandono dei volumi. E con delle tecniche particolari si riesce in questa operazione non solo a diminuire la pressione ma anche a misurarla. I sistemi dinamici sono dei sistemi statici in cui attraverso delle portate gassose variabili a condizione prefissata, attraverso piccole conduttanze o orifizi, si permette una diminuzione di pressione e in zone cardine del sistema di misura a realizzare la misura con dei sistemi leggermente più. I sistemi statici sono più semplici, i sistemi dinamici sono un po' più complessi da utilizzare. In questi campi di misura non c'è quasi nulla di commerciale, cioè è impossibile che un laboratorio di metrologia trovi dei sistemi commerciali. Ce ne sono, ma solo per dei campi molto piccoli. Quindi i laboratori metrologici di tutto il mondo in genere si costruiscono o si fanno costruire sul loro progetto dei sistemi ad hoc, adatti al tipo di apparecchiatura che hanno in mente, sia come campo di misura, sia come applicazione,
tenendo presente il lavoro certosino del metrologo che deve rosicchiare l'incertezza di misura e diminuirla più che può, e tenendo conto che anche noi abbiamo delle missioni nei confronti delle industrie e degli utilizzatori legate a letteratura. Quindi magari saranno tarature di alto livello, ma noi, tutti gli istituti metrologici, fanno tarature di strumentazione per l'esterno. Non si fa solo per guadagnarci, ci si fa pagare, questo pacifico, ma lo si fa come servizio, cioè difatti i costi molte volte sono ragionevoli. Non sono basati sul numero di ore che le persone utilizzano per fare queste tarature, se no sarebbero astronomici i costi. Sono calmierati un po' al ribasso, ma non poi tanto, diciamo che dipende molto dall'applicazione, anche perché la gestione di questi strumenti, ecco, se invece facessimo un'analisi di costo basata anche sugli studi, sulla manutenzione metodica, sul tempo di tecnologia, a questo allora i costi diventerebbero davvero astronomici, ma sarebbe anche sbagliato, perché noi siamo dei dipendenti pubblici, quindi riceviamo soldi dallo Stato, che sono soldi dei cittadini, quindi non possiamo non dare in cambio anche qualche cosa che vada a beneficio delle nostre imprese o in genere delle nostre imprese che si rivolge a noi per tarature. Sono imprese, centri che saranno accreditati dal sistema di accreditamento nazionale o estero, cioè svolgiamo anche lavori per conto di imprese non italiane, certamente. Allora, a sinistra avete l'esempietto dei sistemi statici. Vedete che ci sono due volumi, è un esempio. Esistono degli sistemi statici a pluriespansione, cioè con più volumi, ma tanto per capirci l'esempio ve lo faccio solo su due. Abbiamo un piccolo volume V1 in cui si misura alla partenza con buona precisione la pressione P1. Generalmente questo termine incide molto sull'incertezza di misura finale, quindi si cerca di fare la misura della pressione P1 con il meglio che si ha in casa. Quindi si conosce V1 e P1. Poi c'è attaccato un secondo volume, V2, di cui si conosce il volume. Si misurano le temperature molto bene sia nel volume V1 che nel volume V2. Il volume V2, certe volte vedete che c'è scritto pompa vicino, viene degasato, cioè viene sottoposto a cicli di depressurizzazione in modo che tutti i materiali che sono all'interno sparino fuori le molecole di gas che hanno intrappolate nel materiale. Se no, poi quando fai la misura hai un effetto d'errore gigantesco. La legge che si usa per fare questo lavoro è semplice: PV uguale costante a temperatura costante, PV diviso T uguale costante. P è la pressione, V è il volume, T è la temperatura termodinamica. Se si mettono insieme le visioni dei due volumi, si capisce che è facile ricavare, si può scrivere P1 V1 diviso T, al momento dell'apertura del contatto della valvola sarà uguale a P2 V2 diviso T2, per cui è facile ricavare P2 conoscendo P1, i volumi e le temperature dei due. Il campo tipico di pressione che si riesce a coprire con questi sistemi varia circa i 6 decadi, da 10 alla 3, 1000 pascal, a 10 alla meno 3, 0,001 pascal. L'incertezza è molto influenzata dalla conoscenza dei rapporti dei volumi, dall'incertezza di misura della temperatura, ma soprattutto dalle condizioni in cui le variazioni di temperatura tra i due volumi sono relativamente simili e non creano sbalzi termici. Per far tutto questo bisogna che i volumi siano termostatati dall'esterno
molto bene, adeguatamente, quindi volumi grossi con volumi piccoli, tutto in sistemi di mantenimento della temperatura. La stessa legge che ho usato qui per i sistemi statici è quella con i sistemi dinamici. In più si generano dei flussi, cioè si fa passare le molecole del gas attraverso delle piccole conduttanze oppure dei piccoli fori che bisogna conoscere. Quindi a monte chi costruisce questi oggetti non solo deve porsi il problema di misurarne i volumi, quello pacifico, ma deve anche misurare la geometria delle conduttanze, sia di C1, che non è facile, e soprattutto di C2, dove ci sono dei microforellini di qualche micrometro che vanno conosciuti perfettamente. E anche facendo dei fori con sistemi laser di perforazione resta una piccola estrusione, per cui ingigantendo questa cosa la realtà non è quasi mai quella di avere una situazione ideale come questa, dove basta avvicinarsi ed avere delle misure molto buone, perché io devo conoscere molto bene questa dimensione sia per X che per Y, cioè tutta la geometria. Il più delle volte, se io ingigantisco al microscopio queste strutture, rischio di vedere delle cosacce di questo genere, no? Cioè estremamente articolato, quindi devo fare un trattamento matematico ideale per avere una scala, diciamo così, dei decimi di millimetro. Qui sono la scala dei micrometri, okay? Quindi vedo delle alterazioni. Allora, una possibilità è quella di eliminare le alterazioni, fare della politura ottica di queste superfici in modo da rendermi il più possibile con una lavorazione tutto questo. Certe volte si può fare, ma siccome questo normalmente è dell'ordine di un micrometro, è molto difficile. Quindi il più delle volte si fa questo foro con un sistema laser di foratura e poi si fa una misura al microscopio di questo foro. Si vedono tutta una serie di alterazioni, si fanno dei modelli matematici che si avvicinano quasi sempre alla media aritmetica di queste strane superfici, ma per farlo devi usare delle funzioni matematiche di interpolazione di tutte queste cose che non sono lineari, quindi diventa molto difficile. Però arriviamo a conoscere la conduttanza C1 o C2. Il meccanismo è lo stesso dell'altro, ho delle pressioni, ho dei flussi che vengono generati e che debbono essere misurati. L'equazione si complica leggermente perché è basata sul flusso di gas, che normalmente è la pressione per la conduttanza, ad una certa temperatura. Le condizioni di diversità tra le pressioni P1 e P2 e poi l'espansione su P3 dipendono fortemente da C2, dalla conduttanza piccola, molto piccola. Per il resto è lo stesso principio, si fa un primo riempimento, si fa un prepompaggio per evacuare lo strumento e poi dopo si fa passare il flusso di gas. E mentre si fa passare si fanno misure automatiche del flusso, della portata di gas, sia nelle vicinanze di C1, soprattutto nelle vicinanze di C2 da una parte e dall'altra, per avere dati sicuri per arrivare poi alla determinazione della pressione P3, che in definitiva è quella che io voglio fare. Per fare questo bisogna usare delle pompe non semplici, delle pompe turbomolecolari che costano carissime, sono delicate, ma che permettono di arrivare a bassissime pressioni. E quando sei in tutte queste condizioni e magari hai lavorato tutta una giornata per rendere che
le cose funzionanti che, stabili, puoi partire con fare le misure, quindi magari chi lo fa deve stare lì fino a mezzanotte o anche le 3 di notte, perché se non prendi il tempo giusto per fare le cose giuste, il giorno dopo devi ricominciare da capo. Quindi sono sistemi complessi, delicati, costosi, difficili da usare. Chi fa queste cose presso di noi non sono io, è una mia collega che ha raggiunto una capacità e un'abilità notevole, ma ha sacrifici anche appunto di stare lì tutta la notte, no? Quando è necessario, poi si prende 3 giorni di ferie, non è un problema, no? Però lo strumento di misura comanda i tuoi ritmi, i tuoi tempi, eccetera, eccetera, e questo molte volte crea dei problemi. Lei poi ha 2 bambini, mica facile. Queste sono le attrezzature. A sinistra vedete il sistema di misura, impianto dinamico, fino a 10 alla, può andare fino a 10 alla meno 8 Pascal. Abbiamo messo 10 alla meno 6 per tranquillità. Qui vedete, ad esempio, in questa zona sono i 2 volumi dove c'è il microforo a conduttanza C1, tutta questa parte qui è per la misura della conduttanza e flusso di gas relativo a C1, tutto automatico, computerizzato, in modo da, nel momento in cui le cose sono ideali, qui sotto c'è la pompa turbo molecolare, possa raccogliere dati uno dopo l'altro per fare poi un trattamento statistico di questi dati e raggiungere la soddisfazione delle misure. Più semplice sono i sistemi, questo è un sistema aperto, quando si fanno le misure lo si chiude da lastre di polistirolo, si mantiene la temperatura costante, naturalmente la si misura, la pressione di riferimento viene misurata con un misuratore tarato perfettamente pochi giorni prima della misura, il volume V1 è piccolo, il volume V2 invece è molto molto grosso, il rapporto dei volumi è quello che favorisce l'abbassamento della pressione. Quindi, diciamo così, questi sono i sistemi principali di misura, tutti e 2 costruiti interamente nel nostro laboratorio. Naturalmente si sono acquistati tutte le cose connesse, ma il cuore della misura e anche il sistema per la misura delle portate è stato realizzato in casa con l'aiuto dei nostri colleghi che si occupano di misure di portate. Adesso ogni tanto salto perché se no volevo solo farvi vedere, poi domani quando facciamo l'esercitazione qualche cosa riprendiamo, perché domani parliamo di più dei sensori, come sono fatti i sensori, qualcuno lo vedrete in laboratorio, ci sarà una piccola spiegazione dei principi di misura di questi sensori, quindi andiamo su delle cose molto più pratiche, direi da laboratorio, no, domani. Però qualcosa vi voglio già far vedere adesso. Questi sono campioni di trasferimento, cioè campioni non con la stessa incertezza di misura dei 2 sistemi che vi ho fatto vedere prima, ma sufficienti per le misure industriali, sufficienti anche per fare dei confronti internazionali, sufficienti per essere considerati campioni di prima linea in un laboratorio accreditato, e sono dei misuratori capacitivi. La pressione modifica le armature di un condensatore, può essere usato in condizioni differenziali o assolute, e si misura la capacità attraverso una misura di frequenza, in effetti, misura la capacità, perché la capacità è un elemento importante di un circuito oscillometrico, varia la frequenza in funzione della variazione della capacità. Molto facile misurare una frequenza, molto di più che non una capacità, e quindi la strada che... Questo è uno strumento commerciale, esiste in commercio, è stato
ideato da una ditta americana e tedesca, ci sono in concorrenza due importanti ditte americane e tedesche. Sono strumenti molto interessanti che permettono, ad esempio, facendo delle misure, di apprezzare che tipo di gas io sto utilizzando. Cioè, sono strumenti così delicati, questo di questa diapositiva, uno strumento a struttura vibrante in cui la presenza di un gas rispetto ad un altro fa variare completamente la caratteristica dello strumento. Quindi, sotto certi aspetti, servono anche per individuare, attraverso note caratteristiche di pressione, l'esistenza o meno di un gas, qualunque esso sia, aria, azoto, idrogeno, elio, qualunque, facendo le misure in un modo ben preciso. Questo è un altro strumento molto più complicato, è un sensore che si utilizza, si chiama spinning rotor gauge, cioè c'è una pallina, che è questa qui, ve lo faccio vedere con una freccia, spero che riusciate a vederla, questa piccola pallina, io muovo il cursore, dovreste vedere questa pallina, può essere di ceramica, di metallo, dipende dal campo di misura. Questa pallina è sospesa in levitazione elettromagnetica tra due magneti e in un campo elettrico. Agendo sul campo elettrico io posso mettere, senza toccarla, in movimento questa pallina, la faccio ruotare e comando la rotazione della pallina e posso misurare la velocità di rotazione. Quando cambia la pressione, cambia l'attrito sulla pallina e quindi diminuisce drasticamente la rotazione della pallina. Dalla misura della caratteristica di decadimento della rotazione della pallina, fermo restando che il sistema magnetico, il sistema elettrico e la temperatura non abbiano causato dei problemi, sono cose quindi che io devo sempre controllare, riesco a misurare una pressione molto bassa. Qui siamo nel campo 10 alla meno 7, 10 alla meno 5 Pascal riesco a fare queste misure con delle precisioni, con questi strumenti, vicine a qualche percento. Da notare che il sistema primario ad espansione dinamico ha un'incertezza di misura mica tanto migliore. Cioè si parla dello 0,5%, 0,2% proprio al massimo da alcuni laboratori, quindi la differenza non è così sostanziale. Questo è un ottimo strumento, utilizzatissimo per i confronti internazionali, ad esempio, sviluppato negli Stati Uniti. E qui ho finito con la parte delle basse pressioni. Quindi vi ho fatto vedere qualche strumento. Tenete presente che il campo delle basse pressioni è un campo che ha delle ramificazioni correlate importantissime, per cui molte volte le richieste principali che il laboratorio, la persona che se ne occupa, riceve sono stranissime, molto, non è un settore dove c'è una richiesta industriale di taratura di strumenti per controllare altri strumenti. In genere le imprese che operano in quei settori lì operano in campo medico, in campo biologico, in campo di conservazione dei cibi e hanno bisogno più che di una misura, di un metodo di misura. Usare la misura per cercare di capire molto bene come affinare il loro metodo di produzione, di controllo, in misure che durano nel tempo anche parecchie ore e che danno loro un'idea di affidabilità di quello che producono, se i valori di pressione registrati in continuo sono entro determinate fasce, quindi lì non gli interessa, anche il percento va più che bene, però lì hanno delle forti richieste
di quel genere. Qui invece andiamo a vedere i campioni primari e qualche esempio anche di qualche campione di trasferimento, uno lo vedremo domani anche nel laboratorio, ma un buon barometro moderno, sofisticato, tutto elettronico, struttura vibrante come funzionamento, ma di quello ne parliamo domani. Qui invece vediamo i sistemi primari a colonna di liquido, in qualche caso anche con bilancio di pressione. Adesso vediamo quelli a colonna di liquido. Legge di riferimento, Stevino, P. Allora, se io ho un tubo e metto il mercurio allo stesso livello, poi do una pressione di riferimento P0. Questo è uno strumento che può fare misure assolute o relative. Dipende se P0 è un valore piccolo, inferiore a 0,01 pascal, oppure se P0 ad esempio è la pressione dell'atmosfera. Funziona allo stesso modo, però sono due zeri completamente diversi. Io ho bisogno di molte pompe per abbassare P0 per fare pressioni assolute, non ho bisogno di niente, ma devo controllare che la pressione dell'atmosfera sia rimasta uguale dal momento in cui inizio al momento in cui finisco. Cosa per niente facile, cosa difficilissima, perché la pressione dell'atmosfera può subire in una giornata come questa, con un cambiamento atmosferico probabile, con un po' di vento, eccetera, eccetera. È normalissimo che la pressione dell'atmosfera si muova di parecchie centinaia di pascali. Ma io non voglio questo, io voglio farlo. Allora, se non voglio questo, devo fare delle pseudo misure di pressione atmosferica, ma mantenerle sempre costante nei limiti in cui voglio io. Quindi non c'è mai la scorciatoia proprio totale, perché certe volte la natura me lo impedisce. Se la pressione dell'atmosfera varia, io non posso fare niente. L'unica cosa che posso fare è posso prendere questo sistema, chiuderlo completamente, non fargli più vedere la pressione reale dell'atmosfera, e gli faccio vedere una pressione che decido io e la mantengo costante. Ma per fare questo ho bisogno di una linea in più di lavoro che mi controlli questo e me lo dica istante per istante. Il resto poi è conoscenza della densità del mercurio, conoscenza accuratissima dell'accelerazione di gravità e misura del dislivello tra i due peli del liquido, anche se il mercurio va bene lo stesso, quando applicando la pressione produco un dislivello. Quindi il principio di misura è semplicissimo. Adesso, per raggiungere risultati di incertezza, questo è uno dei casi in cui si raggiunge tra le migliori incertezze di misura di tutti i laboratori della pressione. Per raggiungere un'incertezza di qualche parte per milione, voi capite bene che intanto devo conoscere la densità del fluido in funzione della pressione e della temperatura a meglio di qualche parte per milione, se no non potrò mai misurare una pressione a qualche parte per milione, l'accelerazione di gravità a meglio di qualche parte per milione. Quindi qualcuno mi deve dire qual è, nel luogo in cui ho installato questo strumento, il valore di accelerazione di gravità. Per fortuna nel nostro istituto c'è un altro gruppo di ricerca che ha realizzato dei gravimetri di alte prestazioni, e queste misure i nostri colleghi naturalmente vengono a farcele, non sempre, perché sennò lavorerebbero solo per noi, ma almeno una volta ogni 5-10 anni. L'accelerazione di gravità per fortuna ha delle variazioni secolari, piccolissime, quindi anche se si fa una volta ogni 10 anni o anche 20 va ancora tutto bene, perché non si muove l'accelerazione di gravità in un luogo a più di qualche piccola percentuale al di là della parte per milione. E poi devo misurare l'incertezza, devo misurare molto bene il dislivello. Se il dislivello è di 760 millimetri di mercurio, per andare a qualche parte per milione devo misurare almeno il decimo di micrometro, se non il centesimo. Quindi per fare questo ho bisogno di laser stabilizzati, di superfici ottiche particolari, e quindi l'obiettivo è raggiungibile se
sei in grado di realizzare dei sistemi ottici di misura su quelle due superfici di liquido, se no non cominciare neanche. Qui ci siamo già detti. Questa è la situazione dei principali laboratori al mondo per la misura nel campo della pressione dell'atmosfera. È estratto da un libro che ho scritto assieme a un mio collega, lui per la parte temperatura, io per le pressioni, su tutti questi argomenti. È un libro che mi ha fatto perdere tante settimane di sonno, che mia moglie odia con tutte le sue forze, ma è un libro che mi ha soddisfatto molto, no? Sono state fatte due edizioni ormai, insomma, un libro che la prima nel 1992, l'ultima l'anno scorso, nel 2013. Allora, se guardiamo la situazione internazionale, vedete tutti che ci sono sistemi di misura molto diversi, soprattutto per le misure di dislivello. Gli altri problemi sono comuni a tutti, però ognuno usa le misure di dislivello che più preferisce. Noi all'INRI abbiamo due barometri. Uno funziona con un laser a luce bianca, è uno strumento molto vecchio, l'altro più moderno, realizzato in casa, è stato fatto con un interferometro laser montato direttamente sullo strumento. Facciamo misure con risoluzione più che soddisfacente. La nostra dichiarazione di incertezza di 4 parti per milione nel 1992 non si è più mossa molto, anche perché abbiamo poi fatto altre cose, ma pienamente compatibile con i migliori laboratori al mondo. Guardate, diciamo, gli unici che brillano sono gli australiani, che però hanno un manobarometro che ormai non esiste più, è stato smontato, finito, quindi quel due non mi prende. Gli americani, che sono una punta di diamante nella ricerca di questi settori, danno un'incertezza variabile da 2 a 5 parti per milione, noi 4, con certezza, quindi siamo soddisfatti. I russi del Dnipro hanno uno strumento vecchio di quasi 40 anni, che hanno ammodernato con dei sistemi laser nuovi, hanno fatto un gran lavoro, ma la dichiarazione di 2 parti per milione non è che mi convinca molto, con tutta franchezza, tant'è che in un confronto internazionale erano scostati altro che di 2 parti per milione. Quindi ognuno può dichiarare tutto quello che vuole, poi però se fai un confronto internazionale con me e ti discosti, o sono io che sbaglio o sei tu, uno dei due sbaglia. E quando siamo in 15 magari a fare questo lavoro, gli unici discosti sei tu, quello lì che è discosto è più probabile che sbagli, non è certo, perché certe volte può anche essere che tutti gli altri siano in errore e lui sia nel giusto, però non importa. Questo è per dirvi che a livello internazionale è relativamente facile fare queste misure con delle incertezze di misura di qualche parte per noi, però bisogna avere degli strumenti abbastanza complessi come questi. Questi sono i manobarometri del mio istituto, le prime generazioni, perché ci sono state diverse evoluzioni. Sono strumenti abbastanza ingombranti, pesanti, difficili da spostare, c'è il problema della sicurezza sul mercurio, bisogna misurare i vapori di mercurio che inevitabilmente vanno nell'aria. Noi non avevamo la possibilità in Italia di disporre di un mercurio di alto livello, siamo rivolti ai nostri amici americani che ce l'hanno fornito loro, e ce l'hanno fornito con la dichiarazione di incertezza sulla densità in funzione della temperatura e pressione, che poi noi abbiamo controllato negli anni e hanno sempre avuto ragione, quindi diciamo così. Però il mercurio è mercurio tridistillato negli Stati Uniti. Qui vedete a destra il principio di misura, immaginatevi delle canne più o meno di queste dimensioni piene di mercurio. È pesantissimo questo,
questa, guai se il mercurio si, guai se quei tubi si rompono, cioè, non devono assolutamente, devono essere pulitissimi. Sulla superficie del mercurio galleggiano dei sistemi ottici che sono poi quelli che permettono, dei triedri ottici che permettono di fare la misura di spostamento con tipo un laser e un sistema interferometrico di Michelson. Quello a destra è il galleggiante che usiamo dopo numerosissimi studi, da cui abbiamo anche capito che il galleggiante, che pure è comodissimo, potrebbe essere sostituito, potrebbe essere buttato via e sostituito dalla riflessione diretta del raggio laser, che qui vedete è un disegno, è questo, non è una fotografia, che passa nel sistema ottico e però rimbalza sul mercurio, perché il mercurio, se è pulito, è una magnifica lente ottica, anzi stupenda, perché ha il fenomeno della il mercurio non bagna le pareti, no? Quindi diciamo così, quindi fa una superficie piuttosto bella dal punto di vista ottico, naturalmente se è pulito, deve essere pulitissimo. Quel mercurio lì non deve mai vedere l'aria, non sa cosa sia l'aria, non l'ha mai vista in vita sua e non la vedrà mai, fino a quando lo butteremo via, lo strumento e anche il mercurio, ma buttarlo via non si può e non si deve, però è pulitissimo. E a sinistra vedete invece dei micromanometri realizzati sullo stesso, questo è il laser, queste sono le ottiche che stanno sopra le canne di mercurio. Qui abbiamo usato il mercurio, ma abbiamo già anche provato ad usare degli altri liquidi, oli al silicone. L'unico problema è che in questi oli al silicone ci sono fenomeni di degasamento, quindi cambiano molto le proprietà, molto di più di quelle del mercurio, che pure anche il mercurio degasa. Quindi, diciamo così, abbiamo dovuto studiare attentamente i problemi del mercurio alle basse pressioni, perché ricordatevi sempre che noi facciamo misura assoluta qua, quindi la pressione di riferimento è piccolissima. Su quel valore lì gli aggiungiamo il delta di pressione che dobbiamo misurare. Ci sono anche delle, allora qui sono gli strumenti a colonna di mercurio, vi sono delle alternative anche con bilance di pressione. La bilancia di pressione è una cosa semplicissima, non ho qua uno schema di disegno, una cosa veramente semplice. Va in equilibrio quando la pressione è definita come forza per unità di area. Quando è che questo sistema, lo potete vedere anche con una siringa a casa, di quelle vecchie, in vetro, senza guarnizioni, se mettete un cannoncino, poi provate a soffiare, poi vedete che potete appoggiare delle masse sopra. Quando si è in equilibrio, in quel momento la pressione è definita come forza per unità di area. Se io conosco l'area, la forza, cioè la massa per l'accelerazione di gravità locale, diviso area, ho una prima approssimazione della misura di pressione. Poi dopo
abbiamo tempo ancora per vedere qualche esempio di bilancia di pressione, ma nel campo di misura della barometria si possono realizzare o utilizzare delle bilance di pressione un po' particolari. Quella a destra sono quelle del nostro laboratorio tempo addietro, quella a sinistra è un'altra bilancia di pressione a pistoni e cilindri piuttosto grandi, di dimensioni anche di 30-40 mm di diametro, materiali pregiati come il carburo di tungsteno, lavorazioni meccaniche submicrometriche, quindi strumenti quasi ottici dal punto di vista delle lavorazioni meccaniche di tutte le loro superfici, permettono di fare queste buone misure con incertezze non molto diverse da quelle delle colonne di mercurio e con dei costi di costruzione di queste cose molto più bassi. Questo è un bellissimo sensore, è un bellissimo sensore fatto da una ditta americana che poi è stata acquistata da una ditta tedesca, quindi al momento è una ditta tedesca, che ha costruito quella che si chiama un bilanciamento di forza in quarzo fuso. Allora immaginatevi tutta questa struttura, una molla in quarzo, lunga così, consistente, questo strumento è delicatissimo, cioè questo non bisogna neanche guardarlo, no? Spostarlo, bisogna stare molto, è delicatissimo, tutto in quarzo. Allora il principio di misura qual è? Ogni volta che io applico la pressione, questa molla di quarzo fa così, si muove. Se io impongo un movimento asservito automatico che mantiene sempre questa molla nelle stesse condizioni, e per farlo usa una corrente o una tensione di un circuito che comanda questo automatismo di stai sempre ferma, dalla misura di quella corrente o di quella tensione io ricavo la pressione. Per fare questo anche qui ci vuole, vedete che c'è un bilanciamento meccanico, vi sono dei sistemi elettrici di controllo di tutta la strumentazione, poi il tutto viene chiuso, non deve mai oscillare, quando la si trasporta bisogna prima bloccare tutto, però è un meraviglioso strumento di misura, accuratezza 50 parti per milione, cioè 10 volte peggio delle colonne a liquido, delle bilance di pressione, quindi vedete che non è così facile arrivare a questi risultati. Troppo complicata, si rompeva spesso, il quarzo poi non è uno strumento che dura nel tempo, varia le sue caratteristiche in funzione dei gas che vede, patisce l'elio, cioè tutte le volte che gli metti dell'elio dentro lei assorbe l'elio, no, non va bene e cambia le caratteristiche dello strumento, quindi sei costretto a rifare una nuova taratta. Ve lo faccio solo vedere come qualità di lavorazione, qui ancora meccanica, molta meccanica e vetreria di alta precisione, cioè qui c'erano maestri dell'arte davvero nella lavorazione del vetro e del quarzo in particolare, che hanno realizzato questa cosa. Quindi uno strumento vecchio, questo strumento ormai ce ne sono ancora in giro che funzionano, però diciamo, è stato soppiantato da strumenti molto migliori che fanno le stesse cose con una precisione che si può avvicinare tranquillamente a 8-10 parti per milione. Quello che domani vedrete in laboratorio è uno strumento come questo, uno strumento di alto livello che può fare misure precise. L'ultimo quarto d'ora del nostro tempo lo dedico ai campioni primari delle alte pressioni. La bilancia di pressione, quella che vi ho già fatto vedere, è la sovrana di questo settore, che quando poi si scrive l'equazione in termini un po' più adeguati, le cose si complicano un po', non è più solo forza diviso area. La forza viene corretta
per il galleggiamento dell'aria di tutte le masse. Voi capite bene che mettendo molte masse, una pila di masse sul pistone, queste galleggiano nell'aria. La spinta di Archimede fa sì che cambi la forza applicata. E a livello, se io voglio usare queste equazioni e queste bilance di pressione per raggiungere il massimo livello delle poche parti per milione, devo tener conto di effetti che, se trascurati, equivalgono a circa 100 parti per milione, quindi è impossibile trascurare. Non posso trascurare neanche la tensione superficiale del liquido o del gas che bagna il pistone, perché questo crea inevitabilmente una forza aggiuntiva sul pistone. Per quanto riguarda l'area, non posso trascurare che la pressione applicata di sotto e la forza che equilibra e mette in equilibrio il sistema produce delle compressioni sul materiale che devo valutare, calcolare o comunque valutare, perché se no di nuovo faccio un errore troppo grosso. La temperatura, per forza, i materiali si dilatano, sia il pistone che il cilindro, in funzione delle variazioni di temperatura, quindi devo misurare la temperatura molto vicina a loro e devo conoscere i coefficienti di dilatazione termica dei materiali. E dei materiali vuol dire di quel pezzo lì. Non mi basta un valore preso sul manuale, non mi basta neanche il valore che mi dà il costruttore di quel pistone cilindro, perché noi abbiamo evidenza che lo stesso materiale, ma bench di lavorazione diversa tra un giorno e l'altro, cambia nel coefficiente di dilatazione termica. Quindi più delle volte la strada più breve è quella di pigliati il tuo pistone cilindro e misuratelo. Vai dagli amici di temperatura nel loro laboratorio e fai un esperimento con loro per misurare il coefficiente di espansione di quel materiale lì. Così sei tranquillo, hai un'incertezza che ti soddisfa e sai di che cosa stai parlando. Se no, rischi grosso di... Quindi questa è l'equazione di base, e quindi vedete che chi usa le bilance di pressione se ne deve intendere masse, accelerazione di gravità, conoscenza della densità dell'aria, delle proprietà del fluido, saper fare o far fare le misure dimensionali e recuperarne i dati che servono, conoscere bene le cose che riguardano l'espansione termica. Sono tutte banalità, se vogliamo, ma questo vuol dire che chi se ne occupa ha un programma di lavoro abbastanza intenso anche solo per andare ad inseguire tutte queste misure. Poi il disegnino è semplice, lo strumento è particolarmente facile da usare, non è una cosa complessa. Ci sono poi delle precauzioni da adottare su cui adesso non voglio intervenire, voglio invece andare a qualche fotografia che vi fa vedere di che cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando prima di tutto di laboratori molto puliti, anzi pulitissimi, dove ogni singolo pezzo, prima di essere utilizzato e montato, va lavato. Ma come va lavato? Ci sono diverse maniere. Poi bisogna provarlo. Le superfici dei pistoni cilindri sono come questo. Questo è un pistone accoppiato ad un cilindro per una bilancia di pressione fino a 1 megapascal. Queste sono una serie 7 di masse, ognuna da 10 kg. Inizialmente noi lavoravamo con le bilance di pressione, poi mettendo queste masse sui singoli pezzi. E io mi ricordo sempre che i miei colleghi mi dicevano: io non voglio venire a lavorare con te perché passi tutto il giorno a muovere 10 kg di masse. Adesso vengono messe automaticamente, non sono più messe manualmente. Ma quando le mettevamo manualmente, ad esempio, dovevamo avere guanti adeguati, perché se io mettevo un guanto di lana, il mio sudore traspirava, toccavo le masse, pur essendo di acciaio inossidabile, si ossidavano nel tempo. E quindi, insomma, bisognava avere tutta una serie di accorgimenti adeguati. Queste sono alcune delle bilance di pressione, non tra le più moderne dell'istituto.
queste sono bilance realizzate in casa per misure di pressione fino a 5 megapascal in gas. Qui ce n'è una che ha un pistone sferico non fatto in casa, questa è una bilancia di pressione commerciale, una ditta americana. Questa è un'altra bilancia di pressione commerciale di una ditta francese. Questo è uno strumento di misura sempre a bilancia di pressione di una ditta francese. Queste invece sono bilance di pressione costruite in casa e vedete i campi di misura sono variabili, qui siamo a 100 megapascal nel caso a sinistra, 7 megapascal in gas nel caso a destra. E qui c'è una bilancia di pressione estremamente interessante che ha un campo di misura abbastanza piccolo, da 1 Pascal a 15 kilopascal, e il sistema non è in rotazione. Generalmente il pistone è sempre messo in rotazione per evitare gli attriti tra il pistone e il cilindro. Questo sistema non è in rotazione perché è molto grosso ed essendo per campi di pressione abbastanza bassi non ha delle forze molto elevate. Metterlo in rotazione avrebbe complicato moltissimo il sistema di misura. Un ottimo strumento di misura che vedete qui è questo strumento collegato ad una bilancia di pressione moderna della più importante ditta americana di questo settore. Questo non è uno strumento fatto da noi, ma è uno strumento disponibile sul mercato. Sono bilance di pressione di alto livello. Io adesso vado verso la conclusione, ma volevo ancora raccontarvi brevemente quello che abbiamo fatto con l'Università di Cassino in collaborazione su diversi studi sulle bilance di pressione, che partono sempre dalla conoscenza di un pistone e di un cilindro, che nel macroscopico sono degli oggetti perfetti, nel microscopico sono delle autentiche schifezze. Ed è difficile. Voi immaginatevi un pistone che ha questa forma, un cilindro che ha questa forma, e qual è l'area di questo oggetto? È mica facile. Allora con l'Università di Cassino abbiamo fatto tutta una serie di studi che permetteva, di partendo dalla geometria di questi sistemi, di calcolare con metodi agli elementi finiti e condizioni di portata viscosa dei fluidi perfettamente note, le condizioni elastiche in modo da calcolare le distorsioni e partendo dalle conoscenze dell'area. Questo ci dava come risultato un'area ibrida in cui noi non conoscevamo un vero valore di partenza ma un valore dopo le distorsioni. La chiave di successo del lavoro è stato proprio quello, ottima idea messa in atto per riuscire a calcolare una cosa molto complicata che fino ad ora ha retto quasi tutti i risultati che abbiamo prodotto. Questo metodo lo abbiamo applicato a tutte le bilance di pressione di nostra conoscenza, di cui conoscevamo bene da misure dimensionali la forma del pistone e la forma del cilindro, e a molte collaborazioni internazionali anche fatte con la ditta più famosa al mondo del campo delle misure di pressione, che ha lavorato per diversi anni con l'Università di Cassino con noi per migliorare questo aspetto di conoscenza, e i risultati sono stati abbastanza interessanti. Adesso io salto e vado proprio alle conclusioni, dicendovi solo più, faccio solo più vedere un grafico. Questo è un grafico un po' vecchiotto, di qualche anno fa, ma non è modificato molto. Quando qualcuno mi dice, ma tu la pressione con che incertezza riesci a misurare? Io dico, guarda questo grafico. Nel campo delle basse pressioni, diciamo, siamo un po' meglio dell'1%. Quando siamo qui, siamo un po' meglio dell'1%.
poi utilizziamo dei sistemi statici e andiamo con tutta tranquillità verso l'1 per 1000. Con diversi manobarometri, con alcune punte di eccellenza qui, andiamo a valori anche vicini a poche parti per milione. Ricordate, 4 parti per milione il barometro. E poi con le bilance di pressione, pur avendone una ventina, perché dipende dai diversi range, viviamo tranquilli nel campo dei 10 parti per milione fino ai 50, tra 10 e 50 parti per milione in funzione del campo di misura della tipologia che misuriamo. Ad esempio, la pressione più alta nel nostro laboratorio, 1 gigapascal, non riusciamo a misurarla meglio di 100 parti per milione, ma questo è già un buon risultato, è già un buon risultato. Una pressione invece vicino all'atmosfera la misuriamo con un'incertezza di 4 parti per milione con i manobarometri a colonna di liquido e poco di più con le bilance di pressione. Quindi la risposta non ha un numero solo, ma ha un grafico che è abbastanza di buon livello con quello di altri laboratori del mondo. Poi naturalmente c'è chi fa meglio di noi in questo settore qui, qualcuno anche qui, cioè non siamo i più bravi di tutti, ma sicuramente siamo ben sopra la media di tutti. E quindi, diciamo così, vi ho dato un quadro generale di quello che facciamo. Domani invece cambiamo un po' registro e parliamo solo di sensori, quindi non più di sistemi primari come oggi. Oggi abbiamo parlato un po' di sistema espansione, colonne di liquido e bilance di pressione, non riprendiamo più queste cose qui, ma parliamo dei sensori, che avranno pure incertezze leggermente più elevate di queste, ma sono quelli che si usano nella pratica corrente della misura nell'impresa. Ci vediamo domani.